Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi parleremo dell'inaspettato gesto del padre del bambino scomparso a Locorotondo subito dopo il ritrovamento del piccolo. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Il bambino di Locorotondo, di soli 4 anni, è scomparso intorno alle 11 mentre giocava fuori dalla masseria di famiglia, situata in Contrada Serralta, vicino al centro abitato. La madre, accortasi subito dell'assenza del figlio, ha immediatamente allertato i soccorsi, coinvolgendo vigili del fuoco, carabinieri e volontari nelle ricerche. Dopo diverse ore di ricerche angoscianti, il bambino è stato ritrovato intorno alle 19 del giorno successivo, portando un lieto fine a una storia che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Durante il periodo della scomparsa, il piccolo ha camminato per diversi chilometri sotto il sole cocente della Puglia, prima di essere avvistato da un privato cittadino. Il bambino è stato ritrovato dal titolare di una serigrafia, che ha immediatamente dato l'allarme, consentendo ai soccorritori di intervenire prontamente. Sta bene ed è stato portato in ospedale per accertamenti, ha dichiarato il sindaco Antonio Bufano, che si era unito alle ricerche insieme alla comunità locale. Le ricerche si erano inizialmente concentrate sull'ipotesi che il bambino potesse essere caduto in un pozzo, ma fortunatamente è stato trovato in buone condizioni fisiche. I genitori avevano cercato il bambino per diverse ore prima di dare l'allarme ai carabinieri, sperando di trovarlo nelle vicinanze della casa. La scomparsa del bambino ha mobilitato l'intera comunità di Palazzuolo sul Senio, che ha tirato un sospiro di sollievo al momento del ritrovamento. Poco dopo il ritrovamento del bimbo, è arrivato l'inaspettato gesto del padre che ha voluto ringraziare tutti con queste parole. «Voglio ringraziare tutti i miei concittadini di Locorotondo che si sono resi disponibili, non finirò mai di esservi grato. E tu cosa ne pensi di ciò che è successo a questo bambino? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie».